Amici del calcio giovanile, buona serata dal campo dell'Olmo Ponte. È il derby del campionato Under 17 di Serie C, è la partitissima tra l'Arezzo e il Siena. Arezzo a quota 26 in classifica, in caso di successo potrebbe agganciare proprio il Siena in seconda posizione a quota 29. Un Arezzo che viene da un filotto di vittorie interessante, 4 vittorie di fila con Pontedera, Pistoiese, Carrarese e Arzachena, con 8 gol fatti e uno soltanto subito, quindi i numeri in questo momento sono tutti dalla parte della formazione Amaranto. Siena che viene dalla sconfitta invece patita in casa con il Rieti, la quarta sconfitta in campionato. Arezzo che in casa ha imbattuto solamente una squadra, è riuscita qua a strappare un punto, è stata la Viterbese. Per il resto ha sempre vinto l'Arezzo in casa. Arezzo che ha fatto intendere anche di migliorare il rendimento esterno dopo il 4-1 della settimana scorsa in casa dell'Arzachena. Andiamo a vedere le formazioni, cominciamo proprio dall'Arezzo con Migni tra i pali, poi Bux, De Pellegrin, Pellegrini e Baldoni, Martelli, Canapini, Frattarelli, Anselmi, Gnaccarini, Tiradossi. Vediamo il Siena, dove c'è da segnalare il capocannoniere Guglielmo Mignani, figlio d'arte, figlio dell'allenatore della prima squadra del Siena, e che è il capocannoniere del girone con 21 gol realizzati. Ha segnato una doppietta all'andata all'Arezzo, chiaramente pericolo numero uno per la difesa Amaranto. Marcocci tra i pali, poi Saventi, La Rosa, Basilicata, Gaffa, Scali, Tiberi, Perrella, Mignani, Arigò e Borgognoni. Questa è la formazione del Siena, l'arbitro è Antonino Neri della sezione AIA del Valdarno, assistito da Malena di Firenze e Luzzi sempre del Valdarno. Altro passaggio di Canapini subito per il portiere Migni. Si attende una partita ovviamente molto combattuta, con un intervento falloso qui subito da Perrella, primo calcio di punizione della partita in favore del Siena. Arezzo che ha vinto, dicevamo, in modo largo in casa della Zacchera 4-1, doppietta di Tiradossi e Steccato e Blasetti in gol. Una battuta di Basilicata. Intervento difensivo di De Pellegrin, altra rimessa in attacco per il Siena, sempre con Perrella. Prova a farsi vedere uscendo dall'area di rigore proprio Mignani. Perrella cerca di partire, ancora Perrella, tiene il pallone in campo, parte il cross, la deviazione di Martelli e quindi ci sarà ancora una rimessa in gioco in attacco. C'è bisogno del pallone che arriva direttamente dalla panchina di Dante Gioacchini. Rimessa ancora in avanti sempre per la formazione bianconera allenata da Gil Voghia. Mignani finisce giù, non ci sono falli in questo contatto con Claudio Bux e quindi ci sarà la rimessa da fondo campo per l'Arezzo con il portiere Migni pronto al rinvio. Palla che scende nella zona di Anselmi, anticipato da Scali, non riesce Perrelli a tenerla in campo, è uscito anche in questo caso il pallone. Rimessa a Maranto allora con Bux. Palla lunga per lo scatto di Tiradossi che cerca subito di partire, arriva la rimessa laterale ancora in favore dell'Arezzo con Bux. Tiradossi prova col tacco volante, in vantaggio c'è Saventi che lascia il suo portiere Marcocci. In panchina per l'Arezzo ci sono il secondo portiere Basile, poi Bianchetti, Mussi, Giaupai, Romani, Steccato, Blasetti, Teodori e Sestini. Panchina un po' più corta per il Siena, dove ci sono Borgognoni, Baroschi, Sisini, Barontini, Danielli, Mattia Barontini e Osda. Colpetto è andato qui Borgognoni, Perrelli. C'è la pressione da parte di Frattarelli, retropassaggio di Scali per Marcocci con i piedi, sempre nella zona di Perrella. Ancora all'indietro, Basilicata, Marcocci. Lanciato il pallone nella zona di Arigò, anche se intercettato ancora prima che arrivasse lui da parte di Tiberi. Proprio il 7 del Siena che cercava di passare. Ancora un lancio, lo scatto da parte di Mignani, attenzione che parte Mignani, Mignani ancora, De Pellegrin, ottimo intervento, lo aiuta in questo caso Baldoni, ancora all'indietro per il capitano Pellegrini, di nuovo Baldoni, la palla va fuori, si è visto qui un assaggio di chiaramente quanto potrebbe essere pericoloso anche in questa partita Mignani, 21 gol realizzati.
Scali, pallone che si allunga verso Perrella, lo intercetta per un attimo bene Bux, poi gira bene Frattarelli, Anselmi, arriva Bux in sua posizione, Anselmi l'ha visto molto bene, può andare Bux, Bux in anticipo, Perrella, non ci sono falli nell'intervento dell'otto del Siena, si prosegue. Sta scattando Mignani che parte sempre dietro i difensori e poi se ne va, attenzione Mignani, prova a girarsi ancora Mignani, De Pellegrin, ancora un grande intervento. Riesce a partire da dietro e poi mette la quinta, Mignani riesce a passare davanti ai difensori che però nelle prime due circostanze che hanno visto protagonista l'attaccante del Siena, in particolare De Pellegrin, è stato molto bravo in chiusura. Si fa vedere Borgognoni all'indietro, Scali, stavolta Mignani in controtempo per il movimento sempre buono di Pellegrini, poi Pellegrini col sinistro, un buon lancio verso Anselmi che può scattare, Anselmi interviene Basilicata, vediamo che ha trovato per ultimo il giocatore del Siena, quindi rimessa d'attacco per l'Arezzo. Sta arrivando Bux. Prende la rincorsa lunga, come lui stesso ci ha detto, è bravo in questo pezzo, rimessa lunghissima, quasi un calcio d'angolo. Era arrivato Gnaccarini, rimessa lunghissima da parte di Bux, dicevo che è stato ospite nella nostra trasmissione, ma si chiama questo slalom di Gaffa, ne salta due, attenzione, l'ultimo Baldoni, Gaffa alla fine, Canapini si immola per chiudere. Stavamo dicendo che Bux era stato ospite nella nostra trasmissione, appunto nell'intervista diceva che uno dei suoi pezzi forti è proprio la rimessa lunga, come ha fatto vedere poco fa, ha battuto praticamente un calcio d'angolo. Saventi, Siena che prova ad attaccare, vince il rimpallo Saventi, Mignani insegue il pallone che sta andando fuori e allora sarà rimessa, no, il calcio d'angolo, calcio d'angolo, sembrava l'ultimo tocco bianconero, invece è Amaranto secondo il secondo collaboratore Luzzi, sezione valternese, come detto Cataldo sull'altra linea, i due assistenti, parte l'angolo, ha colpito Basilicata ma lo rimanda indietro, pallone peraltro uscito, ovviamente c'era una posizione irregolare, infatti è calcio di punizione in favore dell'Arezzo. Arezzo che doveva fare molta attenzione in fase difensiva, abbiamo visto chiaramente la pericolosità dei giocatori lì davanti, in particolare di Guglielmo Mignani. Gaffa, abbiamo visto prima una grande azione personale con due giocatori dell'Arezzo saltati, ancora Gaffa, va in verticale da Borgognoni, doppio slalom, Perrella, con le palle di ritorno Borgognoni, Perrella all'indietro, Basilicata, lo attacca Anselmi. Scali, Perrella, deviazione di Bux, rimessa ancora Siena, Perrella, lascia poi a Basilicata, Borgognoni, prova a infilarsi, intercettato, poi tira Dossi, non ci sono falli, si prosegue, Perrella, il suo palleggio, Borgognoni da terra cadendo, aveva riuscito quasi a servire Gaffa, recupero del pallone da parte di Gnaccarini, retropassaggio un po' corto, l'Arezzo comunque rilancia, Tiradossi anticipato, stacca Martelli su Borgognoni che però alla meglio, Borgognoni resiste, poi va ad aprire verso il tentativo di Tiberi di partire, vediamo se ce la fa, Baldoni in chiusura, adesso è il momento in questa fase del primo tempo in cui l'Arezzo cerca soprattutto di contenere Saventi, ancora Tiberi, parte il cross, c'è cioè Perrella, non passa la palla, De Pellegrini in anticipo, Canapini allunga verso Tiradossi, di testa, buona la sponda, sta arrivando Anselmi, qui c'era il vantaggio che l'arbitro non ha concesso, stava partendo il contropiede dell'Arezzo con Anselmi, inspiegabile questo fischio arbitrale. Batte Pellegrini verso Anselmi, c'è lo stacco di tentato da Bux, poi Tiradossi, Anselmi, controllo al limite, Anselmi fermato, Basilicata,
poi gira molto bene qui Arrigo per Tiberi. Saventi, lancio verso Mignani, poi Gafa, stacco di Baldoni, allunga Anselmi verso Tiradossi che poi andare di testa, lo fronteggia bene la rosa che lascia poi a Marcocci. Che va al rinvio. Prova a scattare Arrigo, in particolare Mignani, palla di ritorno per Arrigo, forse è stato un tocco, forse qui contatto con il capitano del Siena che stava forse liberandosi, l'arbitro non è intervenuto. Mignani gira ancora verso Arrigo, c'è un fuorigioco, calcio di punizione per l'Arezzo. Batterà Pellegrini il calcio di punizione. Siamo al decimo minuto, 0-0 tra Arezzo e Siena, questo derby del campionato Under 17 Serie C, è la quinta giornata del giro di ritorno. Pellegrini lungo verso Tiradossi, l'anticipo di La Rosa, prova Scali adesso a impostare, lancio verso Mignani, lo stacco tentato da De Pellegrini, Pellegrini in modo deciso, recupera Gaffa. Saventi, Gaffa, Arrigo, buon palleggio del Siena, Scali dall'altra parte verso Perrella, anticipo di Bux che trova Anselmi, ancora per Bux, subito il lancio, Tiradossi, l'anticipo di Gaffa, vediamo se evita la rimessa, ce la fa toccando per Basilicata. Marcocci pressa Tiradossi, è uscito il portiere del Siena a dare a Tiberi. Saventi, Arrigo cerca di fiondare per Mignani che prova a scattare, arriva la presa di Marcocci. Pellegrini col sinistro verso Tiradossi, in anticipo La Rosa, Tiberi, Saventi, intercetta Anselmi su Scali, Tiradossi dopo il tentativo di controllo di Gnaccarini, corta respinta di La Rosa, rimessa comunque Siena. E in classifica in testa al momento c'è il Pontedera a quota 31 punti, poi Siena 29, Viterbese 27, Pistoiese che ha già giocato 26 con l'Arezzo, in classifica cortissima, quindi tutto aperto a questo punto, anche il primo posto, le distanze insomma ancora permettono cambiamenti, soprattutto se l'Arezzo dovesse continuare. Oggi certo è un banco di prova importante contro una delle migliori formazioni come quella bianconera, con questo potenziale offensivo. Siena che ha il miglior attacco, 38 gol segnati, anche la seconda difesa, la terza difesa. Bux prova ad andare Frattarelli, buono lo spunto di Frattarelli verso il fondo, è un bel cross direttamente sul portiere Marcocci. Rinvio. Bux, Canapini, Anselmi, intercetta per un attimo Perrella, bene Bux, Gaffa, arpiona questo pallone, Saventi, Tiberi, Gaffa, la pressione di Frattarelli, Mignani fa correre la palla verso Tiberi, Canapini, Gaffa, manca, attenzione allora a Frattarelli che sbaglia il cambio di campo,
Perrella all'indietro, Scali, di nuovo Perrella, che a campo, Perrella apre benissimo per Borgognoni, attenzione ragazzi, che Borgognoni, dentro c'è Mignani, Pellegrini, grande intervento qui del capitano dell'Arezzo, che ha anticipato l'arrivo di Mignani, che poteva essere letale. Gaffa al volo, recupero da parte di Gnaccarini. Gnaccarini che gira verso Anselmi, che può scattare. Anselmi la tiene in campo, ottimo lavoro di Anselmi che se ne va via benissimo a Basilicata. Anselmi in aria, ne salta un altro, ci riprova, resiste Anselmi, grandissima azione, e la palla che colpisce il palo, non è finita, Anselmi la rimette in mezzo, salvataggio di nuovo, attenzione che arriva al volo Martelli, strepitosa azione di Federico Anselmi, è partito in questo cost to cost solitario, ne ha saltati un paio, ha resistito, poi ha concluso la palla che è andata a sbattere sul palo, poi lui l'ha rimessa in mezzo, ha creato il panico nell'area di rigore bianconera. Anselmi davvero strepitoso, avrebbe meritato sicuramente il gol in questa circostanza. Anselmi, uno dei giocatori più talentuosi di questo gruppo allenato da Dante Gioacchini. Scali, attenzione qui a Borgognoni, palla in area di rigore, se la trova Pellegrini, all'indietro ancora, attenzione a Migni che rischia tantissimo, addirittura dribbla il capocannoniere di questo girone e poi aveva trovato quasi Gnaccarini. Saventi, ancora il tuffo di Pellegrini, Gaffà recupera per il Siena, all'indietro per Scali, Arrigò verso Mignani, ancora Pellegrini. Ciao Marco, forza! Canapini. Gaffà. Perrella. Qui con un sombrero se ne va via Borgognoni, De Pellegrin lo neutralizza in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Siena, numero 2. Con Arrigò che va alla battuta. Al sinistro ad uscire, tagliato questo corner, allontanato Gnaccarini, all'indietro per Baldoni, tocca a Tiberi, quindi rimessa laterale per l'Arezzo e dunque superato questo momento di pressione bianconera. Tiradossi, il pallo vinto su Tiberi. Attenzione a Pellegrini, Mignani all'indietro, Arrigò, in orizzontale c'è il solito Perrella. Ottiene comunque la rimessa, battuta in favore di Scali. Arrigò, Gaffà, Saventi, La Rosa. Scali, si allunga il pallone, riesce comunque a darlo a Borgognoni. Borgognoni riesce a smarcare Perrella che è completamente solo, sta arrivando adesso Bux. Perrella cross, messo fuori ancora da De Pellegrin, poi il pallone messo dentro, attenzione, arriva Mignani, Mignani controlla in area di rigore, Mignani e alla fine salva Bux. Non è finita perché c'è Tiberi lì al limite, Tiberi, invio di Gnaccarini. Poi Tiradossi cerca di tenere in volo il pallone, non è semplice. Rimessa laterale, battuta da Saventi. Canapini, in scivolata. Arrigò, siamo al 18° quasi del primo tempo. Bux si inserisce su questo cambio di campo, va Bux. Bux cerca qui forse l'imbucata per Tiradossi o Anselmi, non passa la palla. Basilicata la raccoglie e cerca il lancio. Tiberi, controllo a indietreggiare e poi a servire Saventi. Interviene Gaffà, Tiberi, Arrigò, Scali, cambia bene di nuovo per Tiberi, Mignani, Gnaccarini
finito giù, si prosegue, Baldoni di testa, cercava Ticadossi, si allunga il pallone alla cosa, ha recuperato bene Gnaccarini, che ha scambiato con Cartarelli, nuovo Gnaccarini, pallone di ritorno, in vantaggio c'è Saventi. L'Arezzo però insiste nella pressione, anche se si è inserito Gaffà, con l'arbitro che interviene. Il fallo sul 5 del Siena. Arezzo che nel prossimo turno sarà attesa da un'altra trasferta in Sardegna, questa volta Sponda Olbia. Si arrabbia in panchina l'allenatore del Siena, forse per questo temporeggiare in occasione di questo calcio di punizione. Mignani che insegue il pallone, lotta con Pellegrini, un bel duello, riesce a dare alla fine a Borgognone, che va partire questo tiro che non crea alcun problema a Marcocci. Rinvio del portiere dell'Arezzo, Ticadossi, Anselmi non può intervenire, recupero di Basilicata, Perrella, interviene bene Martelli, fallo laterale. Scali, Saventi, supera Gnaccarini, poi trova Tiberi di prima a cercare Arrigo, direttamente fuori. Con calma la rimessa di Baldoni. Scali, pallone controllato da Martelli che va a lanciare verso Anselmi. Anselmi, alla fine Basilicata si accorge del pericolo, manda il fallo laterale. Rimessa di Bux. Provato il controllo Martelli, anticipato De Pellegrin, pallone che si è impennato, messo fuori da Saventi, poi Perrella, arriva quindi Bux a chiudere su Borgognoni, scivolata bene Canapini, Martelli tra tre bianconeri, smista per Baldoni che prova a partire, supera velocità Rigò, ancora Baldoni, Gnaccarini, Martelli, anche qui si alza il pallone, stacca Scali, Arrigo, giocata morbida all'indietro, Tiberi, poi Saventi, altro lancio verso Mignani, Pellegrini stacca, Mignani è lì che morde, Pellegrini rimane tranquillo e poi allontana, trovando quasi anche Gnaccarini, che ora va in pressione su Saventi, retropassaggio per Marcocci che deve giocarla con i piedi, Ticadossi in pressione, Canapini e rimessa a Siena. Unica occasione fin qui, il palo colpito da Anselmi, quella strepitosa azione personale. Gaffà non trova Mignani, trova invece Baldoni. Anselmi, sembra in giornata di grazia, qui c'è il fallo da parte di Gaffà, calcio di punizione. Sembra in giornata piuttosto propizia Anselmi, abbiamo visto anche in questo caso. Sia forza fisica che anche tecnica. Pellegrini per la punizione, c'è largo Baldoni, vediamo Pellegrini col sinistro, va centralmente dove c'è Ticadossi, anticipato, la palla arriva a Gnaccarini, Tiberi l'alza campanile, ancora Gnaccarini, secondo l'arbitro ha spinto Tiberi e allora punizione in favore del Siena. Oltre i 4 gol di, scusate, i 21 gol di Mignani, da segnalare anche i 4 di Arrigo, di Ozza che è quest'ultima parte della panchina, ha giocato in campo anche le due reti di Borgognoni, ma insomma gran parte del potenziale offensivo è rappresentato da Mignani. Stacca Martelli, poi Frattarelli, suo il gol contro il Pontedera, mentre c'è lo slalom di Baldoni. Baldoni ancora, fa tutta la fascia, grande azione di Baldoni,
verso la bandierina, riesce anche a crossare, solo che non c'è nessuno in mezzo. Basilicata, nessuno aveva seguito questa azione, stava arrivando adesso Tiradossi. Basilicata comunque rinviato. Rimessa in favore della Rezzo in avanti con Baldoni. Pallone lungo, passa alla fine Scali, ma non benissimo nel rinvio. Prova Borgognone a tenerlo lì, c'è Bux che non trova la palla. Cerca Rigò, chiude Canapini, rimessa Siena. Da sottolineare come i due derby casalinghi con il Siena, tanto si chiama come finisce questa azione, con Frattarelli che cercava Tiradossi, poi Gaffà. Anzi, era stato Gnaccarini qui a servire, a cercare di servire Tiradossi. Perrella qui fa un gran lavoro. Poi Borgognoni, chiuso bene da Anselmi. Stavo dicendo a livello statistico, il derby della prima squadra in Serie C ad Arezzo è finito 3-3 tra Arezzo e Siena, quello della Berretti è finito 3-3, vedremo oggi questo qua come finirà. Attenzione a Borgognoni, Borgognoni slalom, messo giù Canapini, ancora Borgognoni, Gaffà, pallone abbastanza largo, quasi sulla bandierina, rimessa allora per il portiere Migni. All'andata dicevamo il Siena ha vinto 4-1, la doppietta di Mignani, Basilicata, Arigò, per l'Arezzo segnò Anselmi, capocannoniere dell'Arezzo, comunque rimane ancora steccato grazie anche al gol realizzato in casa della Zacchena, poi ci sono le quattro reti di Anselmi, ma sta salendo da Tiradossi che da quando è arrivato sta segnando con grande continuità, poi da segnalare ultimamente anche Pellegrini che ha trovato due gol pesanti, quello con la Pistoiese in trasferta e quello con la Carrarese in casa. Batte Pellegrini la punizione. Tiradossi sponda per Gnaccarini. Gnaccarini, c'è il fallo però in attacco secondo l'arbitro Neri. Arriva un altro calcio di punizione in favore del Siena con Marcocci. Canapini difende palla Rigò. Rigò bene, cerca il lancio per Mignani che è partito in posizione regolare, tutto buono, Mignani tutto solo, la conclusione, gol! Proprio Mignani ha colpito e il Siena passa in vantaggio, non ha perdonato Mignani, è la terza volta che si è creata questa situazione con lui che parte da dietro e poi velocizza all'ultimo e riesce a partire in posizione regolare e qui è stato anche molto abile, molto freddo, ecco, ha battuto con questo diagonale il portiere Migni e quindi il Siena passa, 22esimo gol in campionato per Mignani, al 27esimo dunque porta in vantaggio il Siena qui ad Arezzo. Adesso Arezzo che fin qui è riuscito abbastanza bene a contenerlo, ma quel tipo di movimento nelle precedenti volte era stato De Pellegrini, comunque bravo, tanto palla dentro c'è Bux, era stato De Pellegrini e Pellegrini abbastanza abili nel contenerlo e lui non aspetta altro che questo lancio, poi riesce rapidamente a inserirsi sulla traiettoria in velocità sopra i difensori e poi qui ha trovato anche il tempo di giocata buono come adesso Borgognoni, lo riserva di nuovo Mignani, limite, non trova il pallone dall'altra parte, poi qui allunga per Perrella, Perrella, conclusione, grandissimo intervento di Migni che evita il 2-0 del Siena, grande parata di Migni, era mirato proprio all'angolino questo tiro, calcio d'angolo, adesso è un momento difficile per l'Arezzo, Tiberi lascia Darigò,
Controllo di Arigò, prova a superare Baldoni, ancora Arigò, va via Arigò, a fondo di Arigò, ancora Migni, blocca tutto. E poi qui su Mignani che non riesce a rinviare. Attenzione a Tiradossi, molto bene qui. Attenzione a perdere l'Arezzo, lanciato Anselmi, pronto bravo Gnaccarini a servirlo. Anselmi prova l'affondo, Anselmi in area di rigore. Anselmi ancora, Anselmi dalla linea di fondo mette in mezzo Tiradossi. Non è riuscito a controllarla, neanche a tirare al volo. E allora esce Saventi. Mentre è rimasto a terra Mignani nel contatto di prima col portiere Migni. E giù Mignani. Si rialza il capocannoniere del Siena che ha colpito anche oggi, dunque due gol all'andata, uno al ritorno, ha fatto tre gol all'Arezzo per il momento Mignani, ma l'ha fatti un po' a tutti considerato questo ruolino. Ma che vuoi capitano? Ancora attenzione, c'è una scaramuccia tra Arigò e Anselmi con l'arbitro lontano. Ancora a terra Mignani, è venuto lo staff del Siena, adesso qualche scintilla anche tra i giocatori in campo. Adesso deve uscire e poi chiedere di poter rientrare Mignani. Adesso l'arbitro sta richiamando Arigò. Rimette Basilicata. Attenzione ancora a Borgognoni, intervento vincente di Pellegrini. Martelli. Perde un brutto pallone Borgognoni, palla dentro. Bene per l'Arezzo che la situazione qui si è risolta bene, poi fallo di Perrella su. La giocata qui che ha tentato Bux. Calcio di punizione per l'Arezzo. De Pellegrini verso Baldoni. Lo lascia andare, c'è un fallo di mano forse, no? Vediamo un po'. Sì, fallo di mano. È stato l'assistente a segnalarlo che l'arbitro non aveva visto niente. Sicuramente involontario. Calcio di punizione. Sistema palla Arigò. Mette due in barriera, adesso arriva anche Canapini che va a marcare Tiberi che era in posizione solitaria. 3 dietro il 4. Vagigo. Palla dentro, era diretta verso Gaffà che si era liberato sul secondo palo. E allora il portiere Migni pronto al rinvio. Riparte l'Arezzo, Bux osserva cosa succede davanti e poi serve corto Martelli. Ne ha 4 attorno, il gol ha dato chiaramente molto morale al Siena che fino a questo momento, prima del gol, si vedeva chiaramente il suo potenziale offensivo, lo si intuiva, però la gara era assolutamente abbastanza sulle corde rispetto all'Arezzo dal punto di vista dell'intensità, anche dell'occasione che aveva avuto Anselmi e anche del controllo, non c'erano stati particolari pericoli a parte quei campanelli d'allarme su quei scatti di Mignani. Buzzo che aveva fatto carambolare su Perrella, ma per l'assistente la rimessa è per il Siena. Borgognoni prova ad andare via Canapini, ci riesce Borgognoni, prova ad allungare per Tiberi, è corto il pallone, Baldoni si inserisce, Baldoni parte, supera in velocità anche Borgognoni,
rimessa laterale per l'Arezzo. Con lo stesso Baldoni. Tira Dossi. È difficile, qui era da solo, c'è il fallo però da parte di Saventi. Calcio di punizione per l'Arezzo, occasione da sfruttare. Quando siamo arrivati al 34esimo, il Siena in vantaggio 1-0 in questo campionato Under 17 nel derby qui di Arezzo, grazie al gol di Mignani al 27esimo. Adesso l'Arezzo però ha questa possibilità su calcio di punizione. Pronto Frattarelli, vediamo come intende battere questo calcio di punizione. Due in barriera per il Siena. Frattarelli. Sono saliti anche dei Pellegrini e Pellegrini. Frattarelli verso Baldoni, il giocatore più vicino al pallone. Gnaccarini, bene per Frattarelli che stava per coordinarsi. Frattarelli, pensa al tiro. La deviazione di Saventi, il Siena con Gaffà che riparte. Ancora Saventi. Tiberi, Arigò, Martelli gli allunga il pallone, Martelli due volte, Arigò però ce l'ha incollato ai piedi, riesce a tenerlo. Retropassaggio poi di Perrella, l'Arezzo che recupera, attenzione a Martelli che non riesce a trovare Anselmi, poi bene De Pellegrin, la ricaccia in avanti Basilicata, c'è Baldoni in vantaggio e rimessa sua allora. Prolunga Gnaccarini, cioè però Saventi, gli spazi sono molto pochi qui a Rigò, buona la piroetta, poi Martelli, ancora Martelli dopo il tocco di Gnaccarini. Saventi fuori, rimessa Arezzo, gli spazi sono molto pochi, il Siena occupa abbastanza bene il campo anche a livello di pressione. Tira Dossi, Tiberi, Martelli scivolata, non trova la palla, non trova neanche l'avversario. Allora Arigò, Baldoni, rimessa Arezzo. Rimessa in favore di Tiradossi che prova ad andare via, bene a Saventi che commette un altro fallo. Calcio di punizione, secondo fallo consecutivo per Saventi. Ci riproverà Frattarelli, altro calcio di punizione. Fischia l'arbitro Neri. Frattarelli, palla che arriva in aria, De Pellegrini anticipato da Scalica, colpito di testa, poi Gaffà, attenzione al contropiede del Siena, ma c'è Bux, scavalcato però da Gaffà che ha vinto il rimpallo. Gaffà, Mignani, l'Arezzo sta rientrando con i suoi centrali, però adesso è scoperto l'Arezzo tutto solo per Rella, la posizione regolare, Pellegrini chiamava il fuorigioco, non è scattata la bandierina. Arigò, l'Arezzo comunque è rientrato, Arigò, slalom, ne salta due, Arigò a fondo in aria, pericolosissimo di Arigò che la mette dentro per il gol di Borgognoni. Il raddoppio del Siena, Borgognoni ha fatto però una giocata davvero travolgente, Arigò che è andato via da destra, l'unico dubbio è che l'Arezzo ha protestato molto sulla posizione iniziale di Perrella, l'Arezzo ha alzato, ha fatto capire che poteva esserci la posizione irregolare di Perrella, la bandierina non si è alzata e a quel punto c'è stato lo svolgimento, la prosecuzione dell'azione che ha visto con Arigò davvero una giocata travolgente sulla destra, ha messo poi un pallone morbido casoterra basso per Borgognoni che dunque ha portato a due i gol del Siena. E adesso giornata per l'Arezzo che si fa davvero molto difficile, anche se c'è tutto il tempo per recuperare. Minuti. Prova a inseguire palla,
vedete che il campo non è proprio in perfette condizioni. Baldoni verso Tiradossi, che se n'è andato bene, attenzione, Tiradossi e Saventi, alla fine spinge forse l'attaccante, la palla è fuori, vediamo l'arbitro come riprende il gioco, se con la rimessa laterale, vediamo un po', sì, rimessa per Saventi. Canapini. Messa Rezzo, non è riuscito Tiberi a controllarla. Arriva Baldoni. Baldoni Gaffà, che alla meglio. Arrigo, altro fraseggio nello stretto, conquista la rimessa, vorrebbe anche il fallo che l'arbitro non concede. Solo rimessa Saventi. Borgognoni, Arrigo, c'è il lancio verso Perrella, verso Mignani, soprattutto De Pellegrini al volo, Anselmi prova a partire di forza, Anselmi va via Scali, poi Perrella finisce giù, calcio di punizione, dice che ho preso la palla, dice Perrella, è calcio di punizione fischiato dall'arbitro Neri. Pronto la battuta di nuovo Frattarelli col suo destro. Destro ad uscire, Frattarelli. Palla interessante, non toccata, attenzione! L'aveva non controllata benissimo il portiere Marcocci. C'è stato anche uno scontro con Tiradossi, che è rimasto giù, questo duello aereo con il portiere Marcocci, che aveva perso di vista il pallone, poi finito sul fondo con tocco Amaranto come ultimo. Speriamo non sia niente di che per Tiradossi, si è creata una mischia interessante per l'Arezzo, non però capitalizzata. E allora, quando siamo ormai in chiusura di primo tempo, i minuti sono 41, col Siena che conduce 2-0, un primo tempo comunque abbastanza strano, perché l'Arezzo lo stava controllando bene sullo 0-0, non c'erano segnali particolari di sofferenza, poi c'è stato il gol di Mignani, questo raddoppio dopo che Migna aveva compiuto uno strepitoso intervento poco prima. È arrivato il 2-0 con la deviazione sotto misura di Borgognoni. Borgognoni che ha realizzato il terzo gol in campionato. Arrigo scambia con Tiberi, ancora Arrigo all'indietro, controlla bene, poi lancia Mignani che parte di nuovo. Pellegrini questa volta legge pallone verso di lui, rientra Tiradossi, Tiberi per la rimessa verso Mignani, Mignani prova ad andare via Baldoni, Mignani ancora resiste, Mignani vince ancora in pallo, palla fuori per Gaffà, Gaffà attenzione, cerca spazio per il tiro, tiro che arriva di Scali, largo. Pronto al rinvio Migni. Frattarelli, poi Canapini al volo verso Gnaccarini, prova a tenerlo in campo ma lo deve fare ridandolo al Siena di fatto la cosa. Rilancio Martelli, arpiona palla, Baldoni manca, poi recupera. Altro lancio, stava rientrando Tiradossi dal fuorigioco, infatti si alza la bandierina.
batte la cosa, il calcio di punizione. Marcocci. Aghigò, Canapini si avventa su di lui, finisce a terra, poi il recupero vincente da parte di Gnaccarini. Gnaccarini verso Anselmi, controllo di Anselmi, se la porta in avanti Anselmi, prova a superare Perrella, c'è il raddoppio da parte di Scali, c'è comunque Bux che si prende la rimessa in attacco. Attenzione, Bux andrà di nuovo alla rimessa lunga, palla che arriva dentro l'area, Martelli, e poi arriva la presa di Marcocci. Basilicata, col destro c'è Gnaccarini, vediamo se ci arriva, Tiberi con il petto all'indietro, Saventi, poi Arrigo, Scali, di nuovo Saventi, Gaffà, Tiberi, Saventi, lancio ancora per Mignani, Pellegrini, non trova la palla, De Pellegrin, bene, Pellegrini, slalom buono su Arrigo, poi Martelli lo aiuta, porta sull'Arezzo, ancora Pellegrini, Mignani che si trovava lì e si trova questo pallone all'improvviso, Arrigo, palla di ritorno verso Borgognoni, Baldoni. Martelli, c'è Anselmi che stava scattando, Martelli tiene palla, preferisce andare verso Gnaccarini, anticipato, De Pellegrin rimanda su, Gnaccarini, e l'arbitro fischia qui, primo tempo finisce di questo derby, under 17, il Siena conduce 2-0 qui ad Arezzo, il gol di Mignani e di Borgognoni, l'Arezzo aveva preso il palo sullo 0-0 con Anselmi, ci sono ancora possibilità di poter recuperare questo derby, sarebbe importantissimo per la squadra Amaranto, infatti il pubblico sta cercando di rincuorare i ragazzi Amaranto che sono un po' scuri in volto, ma c'è tutto il tempo per cercare di riaprire quantomeno la partita. Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo. Secondo tempo di Arezzo Siena, inizia subito con un cambio nell'Arezzo, entra Sestini ed è uscito Frattarelli. Primo cambio dunque subito in apertura di secondo tempo, entro Sestini, questa è la prima mossa di Dante Gioacchini. Arezzo che è rientrato subito dagli spogliatoi molto prima del Siena, quasi anche per la voglia probabilmente di cercare di cambiare le sorti di questo derby del campionato Under 17 di Serie C, che vede il Siena vincere 2-0 qui in casa dell'Arezzo con i gol di Mignani e di Borgognoni, con il Siena pronto a battere il calcio d'inizio. Ci dovremmo essere, sta per fischiare l'arbitro Neri, fischio che arriva in questo momento, lancio lungo di Gaffà, recupero di Martelli, Gnaccarini fermato, Gnaccarini che adesso sembra essere stato spostato a destra, Mignani, ancora lui, se ne va De Pellegrini, Mignani tiro, la presa da parte di Migni, dopo 20 secondi del secondo tempo, primo tiro in porta di Mignani, primo pallone toccato da Sestini, Baldoni, Martelli, Baldoni, Canapini, di prima ancora per Baldoni, bene per Sestini, prova la fondo Sestini, cerca il lancio verso Anselmi, l'anticipo lì in mezzo buono da parte di Basilicata, Perrella va incontro in questo caso Borgognoni a trovare del gol del 2-0, slalom di Gnaccarini, però c'è sempre in seconda battuta Borgognoni che parte bene, poi cercava di lanciare Mignini, De Pellegrini molto bravo a fermarlo, Gnaccarini, Anselmi, arriva il fallo da parte del giocatore Amaranto. E allora calcio di punizione in favore del Siena, si rialza Basilicata, Ponzo Picante.
si ricomincia allora su punizione, battuta adesso, Gaffa, a spazio centralmente, palla verso Tiberi, la tocca Baldoni, rimessa ancora, Tiberi, verso Gaffa, Saventi, Canapi, fallo laterale. Canapini che se l'era cavata bene anche come centrale difensivo, l'avevo visto nell'ultima gara interna con la Carraghese, ora tornato nel suo ruolo. Prova ad andare, attenzione qui Sestini, si attira addosso tre avversari, pallone che si allunga, c'è Canapini però a raccogliere, poi lo manda in area di rigore dove questo pallone è preda di Marcocci. Direttamente fuori Gaffa, rimessa concessa all'Arezzo. Baldoni, Sestini. Sestini ruba un buon pallone, va via Gaffa, riesce a toccare per Tiradossi, Tiradossi si libera col destro. La battuta è Marcocci che respinge la pressione dell'Arezzo. Tiradossi qui si era aperto lo specchio della porta per concludere. È rimessa laterale, Baldoni. Contro Canapini, Baldoni verso Tiradossi, spalle verso la porta, Tiradossi finisce a terra, si prosegue e c'è lo scatto di Mignani che parte contro due, Mignani, Sombrero e poi cerca il lancio per ancora Borgognoni, Borgognoni si stringe l'Arezzo, in questo caso la Bursa si fa rubare palla a Borgognoni, la ridà a Mignani, tutto solo Mignani destro, fuori. Ha schiacciato il tiro, ha graziato l'Arezzo. Qui ha rischiato davvero grosso di vedersi a quel punto chiudere praticamente in modo definitivo la partita. C'è movimento ancora sul disimpegno errato, Mignani ha avuto la grande chance per il terzo gol del Siena, per la sua doppietta personale anche in questa gara di ritorno. Martelli, Martelli di nuovo per Anselmi, Anselmi che prova a superare Perrella, c'è Scali in seconda battuta, Anselmi prova rapidamente ad andare, ancora Anselmi, non molla Scali, Anselmi la tiene in campo, e poi però Scali la intercetta ma la manda fuori, nell'Arezzo esce anche Gnaccarini, gioco che riprende, pallone messo dentro, la cosa allontanato, Anselmi vuole la rimessa, se la prende, c'è cambio adesso, esce Gnaccarini ed entra con il 18 Blasetti. Blasetti per Gnaccarini. Blasetti anche lui in gol settimana scorsa in casa della Zacchera. Attenzione adesso alla rimessa. Rimessa lunga di Bux. Bux rimessa lunghissima verso Tiradossi, ha toccato Basilicata e poi se ne va Tiberi, lancio verso Mignani, buono il controllo, attenzione a Pellegrini, qui si inserisce di nuovo Borgognoni, 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 Baldoni resiste e alla fine c'è il fallo prolungato, calcio di punizione in favore dell'Arezzo con Migni pronto al rinvio. Migni si vede far arretrare dall'arbitro il punto di battuta. Baldoni. Direttamente fuori Sestini, sarà rimessa per il Siena. Pronto Saventi. Mignani, Saventi,
andate in due? Pellegrini, Martelli, Anselmi. La Chezza ha bisogno di un episodio per aumentare chiaramente anche la fiducia in questo momento di gara. Attenzione qui a Blasetti che prova ad andare. Blasetti trova il calcio d'angolo e il tocco di Basilicata. È lo stesso Blasetti che va dal calcio d'angolo, dalla bandierina. Palla dentro, c'è lo stacco di Baldoni e la presa sicura di Marcocci che va al rinvio. C'è già Mignani pronto nella metà campo dell'Arezzo. Mignani, su di lui Canapini. Mignani prova ad andare via col fisico. Mignani, Canapini in qualche modo, poi Baldoni. L'ultimo tocco è bianco-nero e quindi rimessa che è dell'Arezzo. Siamo nel secondo tempo arrivati all'ottavo minuto, sempre 2-0 per il Siena. C'è la mano qui di Tiberi, calcio di punizione. Pellegrini. Ti mette male Maria? No. La palla in profondità verso Tiradossi. Tiradossi che qui duella con Saventi. Stava arrivando anche Sestini. Tiberi allunga, Martelli mette giù bene, palleggia indietro, Pellegrini, Baldoni, Martelli. Martelli a cercare lì al limite il controllo di Blasetti che si era centrato, non si passa, Pellegrini colpisce di testa, poi Baldoni in media con il Siena in avanti. Anselmi fermato da Perrella, Basilicata, Mignani. Per Perrella sembra troppo lungo e infatti non riesce a tenerlo in campo. Rimessa quindi in favore dell'Arezzo. Bux cercare lo scatto da parte di Anselmi. Anselmi e Basilicata. Anselmi, la sua forza, la progressione di Anselmi. Trova calcio d'angolo, probabilmente sì. Corner. Questo se l'è conquistato da solo praticamente. E allora nuova possibilità dalla bandierina, di nuovo con Blasetti, salgono da dietro sempre De Pellegrini, Anselmi che rimane fuori, parte l'angolo di Blasetti, molto profondo anche questo, Martelli anticipato, De Pellegrini che protegge la rimessa laterale. Baldoni. Sestini raddoppia la marcatura del Siena. Saventi addosso a Sestini, è molto abile anche in queste gestioni di palla, chiaramente smaliziata la squadra bianconera anche nella gestione di queste situazioni di pressione dell'Arezzo. Poi sono sempre ben marcati i giocatori dell'Arezzo, raramente li abbiamo visti che hanno approfittato di un buco, le azioni che sono state pericolose tutte per l'abilità dei giocatori della Arezzo di saltare l'uomo. Ora qualche disimpegno errato in questo secondo tempo un po' pericoloso lì dietro per l'Arezzo, come nell'occasione che ha avuto Mignani. Qui chiude Baldoni, la rimessa per Saventi. Gaffà, un po' corto, Anselmi stava per approfittarne, su Perrella che lo evita molto bene, slalom, Perrella, grande azione, ancora Perrella, nessuno lo ferma, alla fine Baldoni riesce a liberare l'aria, poi Scala, Baldoni così senza troppo guardare, aveva trovato Martelli ma Mignani gli porta via la palla, ancora Mignani, Perrella va via, ancora salta Martelli e poi Pellegrini tocca, evitato l'angolo da Blasetti. Dovrebbe essere rimessa laterale o no, o forse calcio d'angolo, vediamo, calcio d'angolo. Blasetti non è riuscito a evitarlo questo corner e allora corner per il Siena con Aghigò.
palla che arriva verso Basilicata, Martelli ha toccato, Migni, la palla rimane lì, gol, ma gioco fermo. Schiato, fallo in attacco. Baldoni. Canapini. C'è il fallo del centrocampista Maganto su Scali. E allora un altro calcio di punizione. Gaffa. Cioè abbastanza libero. Perrella. Controlla bene. Bux ha evitato la rimessa. Poi Borgognoni gli porta via il pallone. Borgognoni, Perrella, altri due ottimi giocatori del Siena. Baldoni, forse anche con la mano, comunque si prosegue. Baldoni, poi Tiberi su di lui, c'è il fallo, calcio di punizione. Intanto però passa il tempo. Batte Camigni, il calcio di punizione. Minuti nel secondo tempo, Martelli se ne va molto bene, poi cerca Sestini, vantaggio Saventi, poi Tiberi e Canapini, scontro duro, giallo per Canapini, ammonito Canapini, primo ammonito della partita. Penso che non riesce a trovare spunti offensivi degni di nota in questo secondo tempo, ne ha avuti pochi in generale tutta la partita. Molto attenta la difesa del Siena, ma soprattutto il centrocampista Arezzo, che fa fatica a trovare più che altro spazi, a trovare giocatori liberi. Siena che copre molto bene il campo. Basilicata, scambia con la Rosa, lancia in avanti, c'è fuori gioco forse di Mignani, comunque non si alza la bandierina. Gaffa, verticale, Mignani di prima, c'è la mano qui, mano da parte di Borgognoni, anche questo probabilmente è volontario, chiaramente non poteva non fischiare. Pellegrini, c'è Sestini libero, ma forse viene servito. Vediamo. Pallone profondo, ci arriva Sestini, ancora Sestini, scarica per Canapini. Sempre due del Siena, vedete la marcatura doppia anche stavolta. Sestini, prova ad andare di forza, non si passa lì sulla prima linea davanti alla difesa. Cross di Bux, messo fuori. C'è quella diga lì in mezzo, bianconera, difficilmente superabile. Adesso ci prova Baldoni. Gira per Anselmo, voleva girare per Anselmo, ma non è troppo lungo. Baldoni, Martelli, anche Mignani in pressione. Il Siena è tutto dietro la linea della palla, è difficile trovare spazi. Vediamo Anselmo. Riuscita a tenerla in campo. Rispinta corta di La Rosa, Martelli, destro, debole, è l'arbitro. Fallo laterale, giusto. Rimessa per il Siena, sempre in vantaggio 2-0, tra poco altri movimenti sulla panchina dell'Arezzo, sta per entrare anche Mussi, tra poco Mussi in campo. Pellegrini stacca, Bux, Martelli, direttamente fuori, si è fatto male però Giacomo Martelli, forse qualche crampo, e infatti esce, non ce la fa, entra Mussi. E poi il 14 Mussi, e poi c'è una seconda sostituzione, vedete che zoppica in modo vistoso. E ora vediamo
l'altra sostituzione. È uscito anche Tiradossi ed è entrato Steccato, capocannoniere dell'Arezzo, che di solito quando entra riesce a fare la differenza. Veniamo quest'oggi al posto dunque di Tiradossi, la staffetta in attacco. I minuti sono 17, palla riconsegnata intanto all'Arezzo. Ancora un errore, Arezzo un po' demoralizzato, potrebbe credere un po' di più nei suoi mezzi. Non è semplice, perché comunque il Siena qui comunque il pallo permette all'Arezzo quasi di ripartire. Dico, il Siena sicuramente è la squadra molto di spessore, l'abbiamo visto, però tutto ancora potenzialmente rimediato, anche se fino a questo momento la squadra Amaranto in questa ripresa non ha trovato spunti particolari dal punto di vista offensivo. Siena che con Mignani ha sfiorato il terzo gol. Steccato che va in pressione, Baldoni stacca, rimessa. Arezzo che ricordiamo è imbattuto in casa, sarebbe la prima sconfitta interna questa nel derby con il Siena. Gaffa, Basilicata, il portiere Marcocci, La Rosa di testa, rigò verso Tiberi, è uscito bene Pellegrini, Baldoni, Canapini, gioco pericoloso di Mussi, calcio di punizione. Gaffa, Arrigo, Arrigo, Canapini in modo regolare, porta via palla Sestini, Steccato è solo però circondato da maglie bianconere, all'indietro per Mussi in verticale a cercare Canapini, sempre difficile qui andare contro anche Saventi. Canapini, Anselmi, grande controllo, cerca l'apertura per Bux, vediamo se riesce a metterlo dentro Bux. Bux, buono qui ad andare via, palla che passa, prova Steccato, controllo di Steccato, corto Anselmi, Steccato, si prosegue Mussi, dalla parte Sestini tutto solo, Sestini, 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 salvataggio, ma c'è fuori gioco, fuori gioco. Sembrava indirizzato verso il palo, probabilmente l'avrebbe salvata, cioè l'aveva salvata il difensore, si è alzata la bandierina. Intanto esce uno dei migliori in campo del Siena, Arrigo, entra Danielli, è una delle poche volte in cui l'Arezzo aveva trovato giocatore libero in area di rigore. Sestini poteva essere l'episodio che riapriva la partita. Calcio di punizione per il portiere Marcocci. Comunque sia, anche se non fosse scattata la bandierina, c'era stato comunque il salvataggio. Bux, c'è lo scatto di Steccato e di Anselmi, adesso preoccupato il Siena qui con Basilicata, mette fuori. Anselmi lascia Bux perché potrebbe essere una delle sue rimesse lunghe. Vediamo un po', Bux prende una rincorsa piuttosto lunga e la banda dentro con forza verso Steccato, colpito lui, quindi rimessa dal fondo. Ancora Marcocci, bene qui Blasetti, Anselmi all'indietro per Bux, Mussi, Dani,
Pellegrini. Sestini, controllo. Sestini dietro per il tentativo da parte di Blasetti, poi Pellegrini. Attenzione che c'è steccato dentro l'area di rigore, è stato anticipato, quindi calcio d'angolo per l'intervento di Basilicata. Cuore Arezzo per trovare l'episodio che rimetta in partita gli Amaranto. Pronto Sestini. Ma Sestini. Attenzione, Pellegrini anticipato all'ultimo. Mussi verso Bux, sul quale era intervenuto Borgognoni. Ancora Anselmi, c'è cioè il fallo, calcio di punizione. Anselmi che viene tenuto sempre, anche per la sua rapidità, dietro quando c'è il calcio in angolo per tamponare eventuali ripartenze del Siena. Calcio di punizione, siamo un po' a distanti, posizione centrale. Vediamo un po'. Bux, che è uno degli specialisti dell'Arezzo, poi c'è Pellegrini e Blasetti. Bux, Pellegrini, Blasetti, vediamo un po'. Sta per fischiare l'arbitro Neri. Fischio che arriva. Parte Bux, destro di Bux, alto. Palla che è finita nell'altro campo, nell'altra partita, due palloni in campo della partita che si gioca in contemporanea, perché l'altro pallone è arrivato da questo match, ha superato la rete. Va Marcocci a rinvio. Sestini, due su di lui, Sestini, non riesce a intervenire Blasetti, prova a chiudere poi, la rimessa è del Siena. La rimessa di Saventi. Lo stacco di Mussi, c'è però in seconda battuta Danielli che è entrato poco fa. I minuti sono 24, è uscito Arigò, all'indietro dei Pellegrin, Migni con i piedi, tocca Scali, c'è però lo stacco di Blasetti, Danielli, Mignani, la lascia scorrere Mignani. Fermato, poi bene Blasetti per Anselmi, perde il pallone sull'attacco di Perrella, poi Mignani lancia verso Borgognoni ed è Pellegrini, la manda in calcio d'angolo. 25esimo, sempre 2-0 per il Siena, risultato maturato nel primo tempo questo campionato Under 17 Serie C. Battuto corto, Mignani prolunga, attenzione, palo! E poi ancora il salvataggio di Migni, incredibile sulla battuta di La Rosa. Una rovesciata pazzesca di Basilicata che trova un gol straordinario. Straordinario gol di Basilicata. E qui non si può che inchinarci a questo gesto fantastico dal punto di vista tecnico. Il Siena ha costruito tre occasioni in una. Palo, parata e splendida rovesciata, davvero una rovesciata pazzesca da parte di Basilicata che trova così, in questo modo incredibile, il gol del 3-0. È arrivato anche il secondo portiere del Siena, Baroschi, a chiedere a Basilicata come ha fatto a fare questa rovesciata, non ci crede neanche lui. 3-0 con questo gol fenomenale per Alessandro Basilicata. Diciamo che non è comune vedere questo tipo di giocate. Lancio di Mussi, a questo punto gara che rischia di avere poco da dire, siamo al 26esimo. Chiaramente adesso immaginiamo lo scoramento ulteriore dei giocatori
Amaranto, qui Borgognoni commette fallo. Aveva attenzione qui a De Pellegrin e viene ammonito Borgognoni. Ammonito Borgognoni. L'occasione è molto convulsa. Sulla prima palla in aria Mignani aveva prolungato palo, poi c'era stato La Rosa che aveva cercato la battuta a colpo sicuro, aveva respinto Migni con un mezzo miracolo, poi la rovesciata di Basilicata, splendida per il terzo gol. Adesso esce Pellegrini ed entra con il 16 Romani. Poi, è stato un altro cambio, vediamo un po'. No, è entrato con il 13 Bianchetti. Bianchetti e Romani sono entrati in campo, mentre nel Siena adesso esce Tiberi. E poi anche Borgognoni, che aveva raddoppiato per il Siena nel primo tempo. Vediamo i nuovi giocatori entrati nella panchina che vanno a sistemarsi. Il ragazzo è uscito Anselmi per far posto a Romani, diventato capitano Bux. Con il 17 nel Siena è entrato Ozza. Palla profonda. Stacca Steccato, che sembra un gioco di parole, palla lì al limite, Mussi, quindi ancora Blasetti prova a tenerla, Bux la rimanda dentro, attenzione c'è Sestini, non c'è. Recupero di palla del portiere Marcocci. Anselmi, siamo alla mezz'ora quasi. Blasetti, e comunque il Siena continua a premere, vedete anche sul 3-0 continua a aggredire i portatori di palla dell'Arezzo come fosse 0-0. Ozza, Baldoni, Mussi, l'altro giocatore che è entrato nel Siena è Bagontini con il 14. Bux cerca il lancio, lo scatto di Romani, la deviazione di Basilicata. Bux, Romani, Basilicata, ancora in fondo laterale. È stato bello che anche il pubblico aretino ha applaudito chiaramente in occasione della rovesciata di Basilicata. Rimessa lunghissima verso Steccato, c'è un fallo però da parte dell'attaccante. Rinvio da parte di Marcocci. Sarà ancora rimessa in favore del Siena con Basilicata. Per Basilicata anche lui aveva segnato l'andata, quindi diciamo che si sono ripetuti un po' anche gli stessi protagonisti. Mignani doppietta l'andata, gol oggi. Basilicata gol all'andata e gol oggi. Adesso c'è ancora qualche problema fisico con il gioco che non è ripreso dalla rimessa laterale, dunque gara che sembra ormai indirizzata. Si è rialzato intanto Scali, il Siena dunque è vicino
a salire in classifica a quota 32. Arezzo comunque che rimane anche con questo risultato assolutamente in corsa per il passaggio alle fasi finali del campionato, che è quello che poi alla fine ci interessa di più, oltre alla crescita del gruppo, come sottolinea sempre Dante Gioacchini. Baldoni, l'Arezzo ha voglia però magari di rendere meno amaro questo risultato. Sestini, buono lo slalom, palla che passa per Mussi, Mussi la gira bene, Bux, rientra Bux, ha evitato Danielli, ancora lui, alla fine si inceppa nel muro avversario, c'è però Mussi che recupera un buon pallone, lo appoggia per Romani di prima, Blasetti, Canapini verso Sestini, prova a passare Sestini, Sestini difende palla, di nuovo affidata a Canapini, pensa al cross che arriva verso Romani, Romani lo rimette al volo in mezzo, Blasetti, controllo di Blasetti, manca il tiro, il tiro deciso, il tiro l'aveva anche fatto, manca la conclusione decisa verso la porta, retropassaggio per il portiere dell'Arezzo Migni, Canapini lascia andare, Baldoni in avanti, Saventi, poi Osda, Bux esce bene dalla difesa, Bux ancora, buon break, palla in orizzontale per Sestini che può andare, ci vuole palla steccato, Sestini va a puntare, punta Saventi, Sestini poi si accentra e alla fine chiede un po' troppo, alla fine fermato da Perrella. Barontini, Mignani, Romani, tutto regolare? No, anzi, fallo però è per l'Arezzo, già battuto, no, si deve aspettare. Baldoni, avanza Baldoni, c'è subito però vedete la zona di Perrella che non lascia passare, poi una bella palla per Canapini, controllo a inseguire, Baldoni, Sestini, sempre rientro per evitare l'avversario, Canapini, non si riesce però a mettere il pallone dentro, ancora Sestini, Baldoni, chiaramente l'azione è molto prolungata, l'Arezzo non trova spazi, quindi deve sempre ripartire rischiando anche di non perdere palla qui. Bianchetti, Baldoni, Bux, Blasetti, a spazio Blasetti, cerca morbido per Sestini, Perrella in vantaggio, Sestini, alla fine anticipato, sarà rimessa, Blasetti prima ha avuto un'ottima occasione potenziale, chi è una gara di rigore? Pronto Baldoni, Sestini in area di rigore, Sestini e la ferma lì, addirittura Danielli sul rilancio, c'è lo scatto del solito Mignani, Mignani chiuso, De Pellegrin, attenzione a Steccato, sembra buono lo scatto, Steccato, Steccato, riesce a anticipare anche il portiere Marcocci che però si trova la palla lì. Rinvio. Attenzione all'Arezzo che parte con Bux. Bux rientra, gira verso Sestini, 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 va via Sestini col sinistro, non male, sull'esterno della rete.
va in rinvio con il portiere Marcocci, c'è ancora movimento però sulla panchina, esce Scali con il 16, entra Barontini, l'altro Barontini perché è entrato l'altro Barontini che con il 14 Pietro Barontini, adesso Mattia Barontini 16, poi appunto Mattia Barontini, poi col 13 Lorenzo Sisinni. Si arriva con il portiere del Siena. Romani, buono lo slalom. Blasetti, va via molto bene Blasetti. Parte il cross, ribattuto, ancora Blasetti. Rimessa laterale. Palla battuta verso Steccato, posizione regolare, Steccato. È solo contro due, rimessa dal fondo. Si va con il rinvio del portiere Marcocci, mai verso le battute finali. Siena che conduce 3-0 in questo derby del campionato Under 17 contro l'Arezzo. Canapini cerca lo scatto, Steccato. Pronto alla battuta Bux. Invio lunghissimo, Blasetti, corta respinta di La Rosa, poi rimessa dentro, quasi il pallone da Perrella. Siena che prova a ripartire. Gaffà, buon lavoro di Mussi all'indietro. De Pellegrini, Bux direttamente fuori. Arezzo che nella parte centrale di tempo ha avuto possibilità, un paio di circostanze in cui poteva scapparci anche il gol, anche sullo 0-2 quell'occasione ha avuto Sestini, seppur in fuori gioco. Sullo 0-3 l'occasione Mussi giù, intanto c'è forse fallo, sì, calcio di punizione. Sullo 0-3 l'occasione che ha avuto Blasetti, calcio di punizione per l'Arezzo. Vediamo se almeno un gol riesce a farlo la squadra Macanto, cambierebbe poco, però sarebbe insomma anche un premio per una partita, come detto, che il Siena ha impostato nel primo tempo, finché il risultato è stato 0-0, insomma l'Arezzo non sembrava avesse sofferto tanto. Poi quando viene in avanti è chiaro che la squadra bianconera ha dei giocatori temibilissimi. Battuta di Blasetti, c'è lo stacco tentato da Bianchetti, palla che è andata fuori, rimessa per l'Arezzo perché dopo il tocco evidentemente ce n'è stato un altro. E allora è Bux che metterà un altro pallone lungo. Palla al limite, Sestini cerca il tiro, non si passa. Mussi ancora sulla zona di Sestini, controllo di prima, Steccato stava andando dall'altra parte. De Pellegrini, anticipo netto di Pietro Barontini. Quindi arriva il fallo, punizione guadagnata dal Siena. Quattro più recupero, dunque si rialza Pietro Barontini. Calcio di punizione che batte Mattia Barontini.
palla che arriva verso l'aria, Mussi la mette fuori, altro pallone in mezzo, uscito come avete visto prima Mignani, qui c'è un altro fallo, altra punizione, uno dei migliori in campo sicuramente nel Siena Perrella, fin dai primissimi minuti protagonista positivo del Siena, c'è uscito poco fa Mignani, capocannoniere della squadra e del girone in modo insomma abbastanza macroscopico, quello di oggi sono 22 gol segnati. Sestini, gran palla per Steccato che prova ad andare, Steccato è solo però contro tutta la difesa, è difficile insomma fare qualcosa di più, da apprezzare anche nel Siena comunque il fatto che anche quei giocatori entrati dalla panchina non hanno mollato di niente nonostante il largo vantaggio. Basilicata, Gaffà, Sestini, Canapigna al volo, palla per Marcocci, Canapigna in avanti, mi hanno dato il pallone da Mattia Barontini, Baldoni, Migni, manca un minuto e mezzo, vedremo se l'arbitro poi darà un recupero per le interruzioni, ma insomma sono quelle situazioni dove si potrebbe anche chiudere rapidamente visto il punteggio. La punizione Blasetti, Mussi, ultimi scampoli per l'Arezzo, Sestini, Sestini, Canapini, lo slalom, palla non arriva a Sestini, arriva però Mussi che la mette dentro verso Steccato che colpisce di testa, la prende Marcocci, vediamo tra poco il recupero. Sul rinvio dovrebbero essere 4 minuti. Bianchetti appoggia lì indietro per Migni. Rinvio. Tocco all'indietro con Steccato che insegue il pallone, sarà rimessa per l'Arezzo. Bux cerca il cross, cross che arriva, stacco tentato lì da Blasetti, Gaffà, forse un'altra rimessa per l'Arezzo, sì. Baldoni, verso Canapini, palla che si impenna. Sestini anticipato da Saventi, al volo Bianchetti, è arretrato Romani, colpisce bene di testa, poi c'è il recupero, rimpallo sempre su Romani che mette in gioco Steccato, Steccato, Steccato non riesce a far passare il pallone, trova comunque un calcio d'angolo, corner per l'Arezzo con Blasetti. Eccolo che arriva col destro verso Steccato, palla che esce però dalla parte opposta, si è andato un minuto di recupero, Perrella in contropiede, la chiusura di De Pellegrini, stanno rientrando dal fuorigioco i giocatori dell'Arezzo, in particolare Blasetti, Perrella, c'è giù però un altro centrocampista, dovrebbe essere Canapini che è giù per i crampi forse, e allora altra interruzione.
se ne è andato il primo minuto e mezzo dei 4 di recupero. Partita che a questo punto può andare agli archivi. Nel primo tempo ricordiamo il gol di c'era stato sullo 0-0 il palo colpito da Anselmi, quella azione solitaria, palo esterno, poi lì l'Arezzo era stato molto pericoloso, una delle poche volte in cui si era concesso, ma sempre per l'abilità di alcuni protagonisti nell'Arezzo di magari saltare l'uomo, ma non per errori di reparto, per buchi lasciati. Poi è arrivato il gol di Mignani per 1-0, il suo 22esimo gol in campionato. C'era stato quindi il raddoppio da parte di Borgognoni nel secondo tempo. È arrivato anche il terzo gol, la splendida rovesciata di Basilicata. Siena che adesso va in scioltezza, Saventi, deviazione che favorisce Gaffà, forse c'è stato uno sgambetto e quindi c'è calcio di punizione conquistato dalla Siena in questo finale. Sarà direttamente Pietro Barontini a battere il calcio di punizione. Palla che arriva in mezzo e l'arbitro fischia alla fine. Va al Siena anche il derby di ritorno nel campionato Under 17 di Serie C. Vince 3-0 contro un lanciato Arezzo. Intanto si accende un parapiglia tra i giocatori. Peccato, perché comunque insomma al di là di come è andata bisogna trascinarsi in questi episodi. Dunque il Siena è la prima squadra che riesce a vincere in questo campo, l'Arezzo che ha battuto in casa cade dunque contro il Siena, si interrompe anche la serie di vittorie consecutive 4 per la squadra amaranto. Diciamo che il Siena alla lunga è venuto fuori il suo livello, soprattutto le sue abilità offensive, ma anche gli altri reparti, insomma è davvero sicuramente tra le migliori squadre di questo girone, l'ha confermato quest'oggi Mignani e Borgognoni nel primo tempo, Basilicata con la splendida rovesciata nel secondo, facce scure in casa amarante, evidentemente c'era probabilmente anche il sentore di poter fare magari un altro tipo di impresa. I tre punti vanno al Siena che sale in classifica a quota 32, Arezzo rimane a quota 26, tra poco andiamo a sentire la voce di mister Dante Gioacchini. Commissario Dante Gioacchini, partita difficile anche se sullo 0-0 sembrava potersi aprire ad altri scenari. Sì, non è stato un primo tempo buono, anzi non mi è piaciuto anche perché i ragazzi hanno giocato poco a pallone rispetto alle altre partite. Poi il gol che potevamo fare noi, il gol che hanno fatto loro spostano poco gli equilibri. Il problema è che non abbiamo giocato a calcio il primo tempo, il secondo leggermente meglio. Infatti poteva anche arrivare un gol, insomma, qualche situazione l'Arezzo la crea. Sì, però se non c'è gioco alla fine soffri sia in fase di possesso che in fase di non possesso e noi abbiamo un po' sofferto oggi. C'erano anche pochi spazi perché loro comunque occupavano molto bene il campo. No, è una buona squadra, è stato un buon test per capire tante dinamiche della nostra squadra. Sono sempre, a parte il risultato, la vedo sempre in una maniera positiva, nel senso che sono motivi di crescita le sconfitte e quindi la prendiamo e rimbocchiamo le maniche. Cosa si impara da una giornata come questa? Beh, giochi con una squadra di un buon livello e abbiamo visto che noi qualcosina ci manca soprattutto su alcune trame di gioco e quindi quello che tira fuori da questa domenica è che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio anno.